Nessuna particolare scenografia, solo il palco, le luci, una band di amici di sei elementi che lui chiama la banda e poi appunto lui col suo look glam anni 70 e con la sua musica che attinge a piene mani da un passato di cui è prima di tutto un fan. Il concerto di Lucio Corsi dello scorso 7 maggio all'Alcatraz di Milano conferma quanto di buono il cantautore e musicista toscano, classe 1993, ha già fatto ascoltare in questi anni. Lucio Corsi ha da poco pubblicato un nuovo disco, La gente che sogna, e infatti La bocca della verità, Astronave giradisco, Magia nera, Radio Mayday e gli altri brani del nuovo lavoro sono in scaletta. Durante il live trovano spazio anche tanti pezzi ormai amati e cantati da un pubblico trasversale che riconosce sin dalle prime note Trieste, Cosa faremo da grandi, nonché il brano che apre il concerto e che lo chiude al momento del bis, Freccia bianca. Ad apparire per ultimo assente il numero del binario. Tra poco passa il treno per Milano. L'Alcatraz diventa come un piccolo club quando Lucio Corsi dialoga col pubblico tra una canzone e l'altra mentre accorda o riaccorda le sue chitarre. A un certo punto, il cantautore resta sul palco con Tommaso Ottomano, suo amico fraterno e regista di quasi tutti i suoi video, per qualche momento in acustico, per poi rimanere da solo e spostarsi anche al piano. E da qui, il live si arricchisce anche di alcune cover, come You've Got a Friend in Me e Short People di Randy Newman nelle versioni in italiano. La prima già nota nell'interpretazione di Riccardo Cocciante per il film d'animazione Toy Story, la seconda tradotta e riadattata dallo stesso Lucio Corsi, come ha detto lui, per il suo prossimo album. Hanno piccole mani, piccoli occhi, ma ci raccontano bugie enormi. Hanno piccoli nasi e grandi segreti, scarpe col tacco ai loro piccoli piedi. Ed io non voglio gente bassa, io non voglio gente bassa. Le cover sono in scaletta anche quando torna la banda sul palco e c'è posto allora per Un anno di più di Battisti, non prima che Lucio Corsi citi altri cantautori da lui amati come Flavio Giurato o Paolo Conte, ma solo nell'introduzione al brano. Poi tutti insieme eseguono tra i vari pezzi anche 20th Century Boy e Children of the Revolution dei T-Rex di Mark Bolan, uno dei tanti idoli indiscussi ed evidenti di Lucio Corsi, uno che sembra aver davvero assimilato tanta musica del passato, rendendola però attuale e originale con le sue canzoni.